In questo Vangelo, ma anche nella lettura del Cantico, appare il profondo del nostro cuore. È un trattato di antropologia, la ragione della sofferenza che abbiamo tutti, tutti gli uomini, tutti, battezzati e non battezzati. Noi piangiamo e soffriamo per una sola ragione, che siamo spose incapaci di vedere, impossibilitate di vedere, di abbracciare, di amare, di ascoltare il proprio sposo. Ogni volta che soffriamo è perché cerchiamo il nostro amato e non lo troviamo. Cerchiamo la ragione della nostra vita e non la troviamo. Cerchiamo la consolazione, cerchiamo la sostanza, cerchiamo il senso, cerchiamo il valore, la dignità, cerchiamo chi possa comprendere fino in fondo chi siamo, i nostri desideri. Cerchiamo l'unico che può essere una sola carne con noi, colmando tutti i vuoti, dando corpo e realizzazione a tutte le nostre speranze. Cerchiamo lo sposo, cerchiamo Cristo. Ogni uomo cerca Cristo. La sofferenza è la nostra incompiutezza. Una ragazza che desidera sposarsi e non può, che desidera essere amata e non può, che anche magari è fidanzata o sposato, sposata, e niente, il marito ma è come se fosse assente. Bellissimo, no? Lo so perché conosco persone che stanno vivendo questo combattimento grande con lo sposo, con il fidanzato di carne, no? La persona. E vedi che non c'è la corrispondenza che tu vorresti avere alzandoti la mattina e guardando il telefono se c'è un messaggio, se c'è qualcosa, o se è tuo marito, no? Che sembri quasi lì un soprammobile. Ma qui addirittura più profondo, proprio è come se l'avessero portato via. Maria Maddalena aveva avuto un'esperienza così sconvolgente del Signore che non si capacita e non può resistere senza di Lui. Ed è interessante perché non può resistere senza di Lui, morto. Piange perché non può piangere accanto alla persona amata, morta. È fantastico perché in fondo è anche quello che tante volte viviamo noi, anche di fronte a certe situazioni che sono irrisolvibili, che sono delle relazioni difficili con noi stessi, con gli altri, con il lavoro, con il nostro corpo, con la salute, con quello che sia. Non abbiamo neanche la possibilità di piangere in pace la perdita e la mancanza e il fallimento. Non possiamo neanche soffrire la sofferenza, per dire così. Perché anche quello è come smaterializzato, non c'è. Questa notte oscura che sta vivendo la Maddalena è il momento più fecondo della vita di un uomo. Certo, vado a dire, ci vuole almeno un briciolo di fede per poter ascoltare questo. Che vai a dire a una persona che sta soffrendo, che sta nella notte oscura, che quello è il momento più fecondo ed è il momento in cui lo sposo, come il Cantico dei Cantici appare, si sta nascondendo per tirare fuori dal profondo del cuore il desiderio più puro, il desiderio più vero. Ma il desiderio di Maria Maddalena mai sarebbe stato espresso. Mai Maria Maddalena avrebbe potuto piangere così dirottamente e così inconsolabilmente se non avesse avuto un'esperienza folgorante dell'amore dello sposo, del perdono, dell'amore gratuito, senza condizioni dello sposo. È lì che bisogna tornare, è lì che bisogna andare sempre, anche di fronte a qualunque persona che sta soffrendo, di fronte alle nostre sofferenze. Perché se soffriamo per una mancanza, vuol dire che in qualche modo, anche se confusamente, anche se a livello embrionale abbiamo avuto un'esperienza di ciò che stiamo cercando, dell'amore che stiamo desiderando e che abbiamo perduto. L'uomo ha perduto il paradiso, l'uomo ha perduto Dio. Per cui un giapponese, un africano, animista, tutti stanno cercando lo stesso, perché tutti stanno cercando il paradiso, cioè la comunione perfetta con Dio per la quale siamo stati creati tutti e che appare in Maddalena. Tutti abbiamo avuto un'esperienza dell'amore di Dio. Tutti, perché l'abbiamo dentro. E fino a che questo amore non si compie in questo Maria, in questo essere chiamati per nome, senza confusione con nessun'altra persona, cioè fino a che l'amore di Dio non arriva a me personalmente, individualmente, in maniera unica, irripetibile, dove sono io, come sono io, in tutte le mie nevrosi, in tutte le mie difficoltà, in tutte le mie incredulità, in tutti i miei tradimenti, quello che io sono, amata, se non so, fino a che non ho questa esperienza profonda, perché essere chiamato Maria è tutto, essere chiamato Maria è tutto. Sempre c'ho vicino tanti bambini piccoli, proprio piccoli, che cominciano a balbettare, le prime cose che fanno è dire i nomi, sempre i nomi. Allora, arrivano, Anto, Anto. A me, no? Bambino di un anno è qualcosa, è bellissimo, perché non ha bisogno di dirti chissà che cosa, sei alto, sei basso, sei simpatico, ti voglio bene, ti guarda e dice tutto. E poi questo bambino lo dice anche con forza, Anto!
così, no? E si vede che sta sorridendo e che vorrebbe dirti tutto, e con quel dirti il nome ti ha detto tutto. Bellissimo. Oppure, non so, no, c'è la zia, la chiama Sara, Sara, si chiama Sara, no? Così. E nella zia poi c'è lì una gioia, no? Perché da questo bambino mi senti amato. Poi è un bambino, quindi l'amore è più puro, l'amore è più innocente, se vogliamo. Immagino questo, di essere stato tra la Maddalena e Gesù. Questa nave in un mare in tempesta, a un certo punto si vede il faro, si vede con questo nome, suo nome pronunciato, ascoltato, improvvisamente, nel momento in cui era proprio neanche possibile pensarlo, sospettarlo, una luce trova il porto. Ti sembra di stare in chissà che mare aperto, senza speranza. Hai perduto tutto, frustrato, non c'è chi ti voglia bene, non c'è chi ti capisca, non so, mettiamoci tutto quello che ti pare, hai scoperto che c'è un tumore, hai scoperto che tuo figlio sta con una donna sposata, qualsiasi cosa terribile possa succedere, che ti fa pensare e ti fa piangere, ma nel fondo, dietro a tutto c'è che non c'hai un porto, che non c'hai un posto, la vita del figlio prodigo, che ha perso casa. E che alla fine è condannato a elemosinare un po' d'affetto, un po' di qualcosa che e non lo nutre, perché figurati, il cibo dei maiali può nutrire un uomo? Un cibo impuro, un cibo che non sazia? E all'improvviso, allora lì si illumina tutto. Era necessario che il Signore morisse, era necessaria la tua vita, era necessario tutto quello che hai vissuto fino a quel momento, tutte le lacrime sono state necessarie, perché senza quelle lacrime tu non saresti stato purificato per poter ascoltare in quel modo decisivo e fondamentale il nome. Se non avessi passato per quella storia, per quelle sofferenze, per quel deserto, il Maria di Gesù sarebbe stato chissà dentro a tante altre voci. Ma nel deserto totale, nella solitudine, nel fallimento, nella sofferenza, nell'angustia più grande, le lacrime hanno incontrato l'abbraccio del Signore, così come sei. E vedete che come subito questo trasfigura la relazione. Maria è ancora carnale, umana, lo vuole abbracciare, dice, no, adesso non te lascio più, eh. Tu immagina, lo pensava morto e perduto, e lo trova vivo, e se era bello da vivo, pensa come un Tabor all'ennesima potenza che non possiamo immaginarci. Che volto avrà avuto il Signore per Maria? Un volto radiante che ha vinto la morte, c'è tutto, c'era lì tutto, quindi mamma mia, ho trovato tutto, ho trovato il mio sposo, ho trovato il mio amato, ho trovato il senso della mia vita, ho trovato l'eternità, ho trovato uno che ha vinto la morte, il peccato, la sofferenza, i tradimenti, e allora lo vuoi abbracciare, no? Non è possibile, non puoi mettere, che cosa c'è? C'è il fratello, perché tutto questo non sia un misticismo, un'illusione, ancora una volta l'ennesimo sentimento, l'ennesima speranza infranta, distrutta. Signore, no, non mi abbracciare, non mi trattenere, perché io sto andando ad aprire il cammino al cielo, ma se mi vuoi abbracciare, se vuoi stare con me, se vuoi amarmi, se vuoi essere una sola carne con me, vai da mio fratello, vai alla comunità, vai alla chiesa, e lì dentro tuo marito, tua moglie, i tuoi figli, i tuoi fratelli, lì sono vivo io, lì, proprio perché vado in cielo, e il Padre mio diventa il tuo Padre, il mio Dio, io stesso divento il tuo Dio, una vita completamente nuova, la chiesa, la comunità cristiana, il corpo di Cristo risorto, la sposa unita allo sposo indissolubilmente, questo è il cammino che facciamo ogni giorno, nel fondo, il cammino di ogni crisi, di ogni sofferenza. Maria Maddalena, come tutti noi, siamo chiamati a vivere questo come primizia, perché è ciò che sta vivendo ogni uomo di ogni generazione. Noi non possiamo disperare di fronte a nulla, vediamo una società in disfacimento, sì è vero, ma nel fondo dietro a tutto, dietro alle cose più abominevoli, c'è questo pianto di una società, persone, no? Una società non è niente, di persone che stanno inconsolabilmente e inguaribilmente cercando lo sposo, la sposa, questo è l'occhio, lo sguardo di Dio, e ogni uomo nella vita sentirà il suo nome pronunciato. Certo, c'è poi la libertà, ma noi siamo chiamati a essere questa traiettoria, questo percorso, questo cammino di Maria Maddalena, come un segno per ogni genere, per ogni uomo, che c'è lo sposo, che c'è quello che l'anima di ogni uomo cerca, anche l'uomo più corretto, anche l'uomo più frustrato, anche la persona che oggi vive più nell'oscurità, e c'è proprio lì, al culmine della sofferenza, come Maria ha conosciuto Gesù al culmine dei peccati, e poi lo ha conosciuto definitivamente, in maniera indissolubile, al culmine della sofferenza, del dolore, della mancanza, nel deserto più totale, così ogni uomo può incontrare Cristo, cioè il cielo, cioè il perdono, il destino, la vita eterna, laddove oggi si trova.